La prima cosa che mi sento di dire è ringraziare il presidente Sebastiani, Giorgio Repetto, Bocchetti per aver scelto il mio profilo per condurre queste 6 partite. Quindi io ho accettato chiaramente con grande determinazione e sono molto orgoglioso di sedermi sulla panchina del Pescara. Detto questo, non ci penso al futuro, per me quello che conta e queste 6 partite, farle bene, cercare di farmi conoscere, ma soprattutto ai miei giocatori, alla squadra, cosa che ho cercato di fare velocemente in questi giorni, e nella mia testa c'è solamente di centrare l'obiettivo e finire bene, bene, bene questa stagione. I contenuti del calcio sono quelli, ci deve essere agonismo, ci deve essere fame, ci deve essere determinazione. Questo secondo me davanti a tutto, davanti a ogni schema, da ogni giocata, tutto. Poi le squadre chiaramente devono essere sempre organizzate, ci mancherebbe altro nelle due fasi, nelle transizioni, ma io credo molto nella determinazione e nell'agonismo. Io sono arrivato qui e ho fatto le mie valutazioni, come dicevo prima, ho visto più che altro un atteggiamento mentale, caratteriale, motivazionale da riaccendere. Quindi queste sono state le prime indicazioni e soprattutto questo secondo me viene fatto se da parte dei giocatori c'è una predisposizione mentale di venire al campo con una certa predisposizione. Quindi questo sicuramente l'ho trovato, diciamo, un po' scarico. Poi per il resto, Quindi una ripeto, squadra un po' spenta, ecco, giusto per diciamo, sintetizzare. un po' spenta, magari anche i risultati sicuramente poi quando non vengono è normale che non ti aiutino, perché io conosco solo una medicina nel calcio, le vittorie che ti fanno sorridere e ti danno poi quell'umore, quell'autostima per continuare poi a migliorare. Io sono convinto che determinati giocatori che io conosco e ho visto negli anni giocare in determinate posizioni, rimessi nelle posizioni, secondo me, ripeto, secondo quello che è la mia visione di calcio, possano nell'immediato darci una mano subito nell'immediato, fare molto meglio, essere, diciamo, più efficaci.